Anche questa è una storia di spie. Come nei romanzi di John Le Carré e di Ian Fleming, con gli agenti segreti col volto nascosto dal bavero dell'impermeabile, che si scambiano trame e intrighi sotto l'ombra del muro di Berlino, oppure sotto i minareti di Istanbul. Trame e intrighi, misteri, assassini nascosti negli androni dei palazzi, cospiratori che si riuniscono nelle suite degli alberghi internazionali, e poi anche bombe e rapimenti. Sono storie bellissime e appassionanti quando le vediamo in un film o le leggiamo in un romanzo. Ma quando finiscono sul giornale, o peggio ancora, quando non ci finiscono proprio, allora sono brutte storie che fanno paura. Anche questa è una storia di spie, appassionante ma brutta, perché è accaduta davvero. Come molte storie di spie, accade in una grande città, in un mattino d'inverno. È il 17 febbraio del 2003 e siamo a Milano. È un lunedì mattina, è quasi mezzogiorno. Non piove, ma è nuvolo e fa molto freddo. C'è un uomo con uno scooter, un uomo qualunque, biondo, che si ferma in piazza Maciacchini, in fondo a Viale Jenner, alla periferia di Milano. Chiude il motorino, lo lega con una catena e in quel momento accanto a lui si ferma una macchina. Dentro c'è un uomo qualunque anche lui, di carnagione scura, che abbassa il finestrino del passeggero e lo chiama. Lo chiama Ludwig, anche se lui, l'uomo biondo, non si chiama così. Poi gli dice di salire in macchina. È un amico di Bob, gli dice. Ludwig e l'amico di Bob fanno qualche isolato in macchina, in silenzio, senza quasi parlare, e vanno a fermarsi in una stradina, via Bonomi. L'amico di Bob spegne il motore e aspettano. Intanto, poche strade più sopra, da un palazzo in via Conteverde, è uscito un uomo. Questo è meno anonimo degli altri. Porta una giallaba, un camicione arabo lungo fino alle caviglie, con sopra una giacca e anche una barba folta da musulmano osservante. E lo è, infatti. È un egiziano, un imam, un sacerdote, e sta andando a pregare alla moschea di Viale Jenner, che è lì vicino. Via Conteverde, Piazza Dergano, poi via Guerzoni e Viale Jenner 50, la moschea. Sono poche centinaia di metri e l'uomo è tranquillo, è un giorno come un altro. Anche se prima è successo qualcosa. Cose da spie. Il mio telefono squillava, io rispondevo. Chiedevo chi fosse e sentivo dall'altra parte una voce che mi chiedeva: «Sei Abu Omar?» Io rispondevo sì e quella persona riattaccava. Oppure mi chiedeva: «C'è Abu Omar?» Per poi riattaccare dopo che avevo detto sì. E questo successe molte volte. Seconda cosa, quando uscivo di casa per andare al lavoro o in giro, c'era sempre qualcuno che mi teneva sotto controllo. Se andavo in macchina c'era un'automobile che mi seguiva. Se invece andavo a piedi venivo controllato da altre persone. Inoltre, quando io e mia moglie uscivamo di casa la mattina per poi tornare la sera, c'era qualcosa che dimostrava che delle persone erano entrate nell'appartamento e avevano rovistato fra le cose che vi erano all'interno. Intanto Ludwig, l'uomo biondo, è ancora fermo nella macchina, nella stradina all'incrocio con via Guerzoni. Squilla il cellulare e l'amico di Bob risponde. Non dice quasi niente, solo sì, va bene. E poi ecco arrivare in via Guerzoni l'uomo con la barba, l'imam. Poco più avanti c'è un furgone bianco parcheggiato per metà sul marciapiede che restringe il passaggio ai pedoni. E infatti c'è una signora, egiziana anche lei, che sta arrivando con due bambine per mano e non ci passa. E allora attraversa la strada per andare sull'altro marciapiede. L'amico di Bob passa accanto all'uomo con la barba, lo supera, supera anche il furgone e va a fermarsi poco più avanti. Intanto squilla anche il cellulare di Ludwig. Ma l'amico di Bob gli dice di non rispondere, non è quello il momento. Ludwig esce dalla macchina, si avvicina all'uomo con la barba, lo chiama e gli mostra un tesserino dei carabinieri. Tuttavia, come succede nei film egiziani, non lo vidi.
in quanto me lo mostrò a qualche metro di distanza. Mi chiese i documenti, gli mostrai l'asilo politico, il permesso di soggiorno e tutti i documenti che avevo in tasca. Sono in mezzo alla strada. Così Ludwig fa spostare l'imam verso il marciapiede, vicino al furgone bianco. Guarda i documenti, li riguarda, poi prende il cellulare e chiama, come se volesse controllarli. Ma non è vero, sta facendo finta, per prendere tempo. Perché deve succedere qualcosa, ma ci deve essere un intoppo, non succede niente e lui prende tempo. Poi, all'improvviso, si spalanca anche il portellone laterale del furgone. All'improvviso mi ritrovai sollevato da terra. Guardai dietro di me e vidi il furgone bianco che avevo notato da casa. Era aperto e al suo interno c'erano due persone alte circa 1,90 m. Erano due giganti dai tratti prettamente italiani. Mi presero e mi trascinarono dentro la vettura. Cercai di resistere, ma mi portarono dentro il furgone. All'interno provai ad opporre resistenza, ma mi picchiarono in tutte le parti del corpo, fino a lasciarmi completamente esausto. Dopodiché mi sbatterono sul pavimento della vettura. Ludwig è rimasto lì, sul marciapiede, con i documenti dell'imam in mano. La signora egiziana si è voltata perché ha sentito un rumore strano e adesso è lì che sta guardando. L'amico di Bob ferma l'auto accanto a Ludwig. Che fai? Gli grida. Sali. Ludwig monta in macchina e l'amico di Bob parte, seguendo il furgone bianco che ha fatto inversione e si allontana. Come ho detto, all'interno della vettura mi aggredirono e mi picchiarono violentemente. Una delle guardie, o piuttosto uno dei miei rapitori, ebbe la sensazione che stessi per morire. Mi tolse la maglietta, cominciò a massaggiarmi il costato velocemente e lanciò un urlo al suo compagno. Un altro mi tolse il cappuccio dal volto e, dopo aver tirato fuori una pila, me la puntò negli occhi per vedere se ero vivo o morto. Ciò continuò per qualche minuto. Dopodiché mi rimisero il cappuccio e se ne andarono. Ore 12, 15 minuti e 46 secondi. Ore 12, 42 minuti e 55 secondi. Tutta l'operazione è durata meno di mezz'ora. Il 17 febbraio del 2003. La nostra storia di spie, però, non inizia quel giorno. Quello è soltanto un episodio. La nostra storia inizia molto prima, 60 anni almeno. Perché ci siano le spie, ci vuole una guerra. E perché ci sia una guerra, ci vuole una frontiera. L'Italia è un paese di frontiera, in cui c'è sempre stata una guerra, anche se non ufficialmente. La guerra fredda, che contrapponeva il blocco occidentale a quello sovietico, con tutti i suoi episodi, e questa è una storia che abbiamo già visto. Ma anche tutte le tensioni che avvengono nel mondo arabo, in Libia per esempio, oppure tra Israele e palestinesi. Con la fine della guerra, l'Italia smette ogni ambizioni di grande potenza e si ritaglia un ruolo come media potenza di interesse regionale, eleggendo il Mediterraneo orientale come sua zona di influenza. Lo Stato di Israele nasce nel maggio del 1948 sulla base di una risoluzione dell'ONU, la 181, che divide la Palestina in due stati, uno arabo e uno ebraico. Nasce solo quello di Israele, in seguito ad una lunga guerra civile che oppone l'esercito clandestino israeliano, la Haganah, e anche organizzazioni estremiste come l'Irgun e la Banda Stern, sia agli inglesi, che hanno un protettorato sulla zona, che ai palestinesi che la abitano. Bombe, terrorismo, guerra civile e alcune azioni anche in Italia. Come nell'ottobre del 1946, quando due bombe esplodono sotto l'ambasciata britannica a Roma.
o come nell'aprile del 1948, quando una motonave italiana, carica di armi destinate alla Siria, viene sabotata da due agenti segreti israeliani. Nei confronti del conflitto in Israele, noi abbiamo avuto una posizione sempre difficile, perché una parte degli israeliani era intransigente, o si era con loro o si era contro di loro. Mentre noi abbiamo sempre ritenuto che accanto al sacrosanto diritto alla sovranità e all'indipendenza di Israele bisognava riconoscerle quello dei palestinesi. Nel 1948 l'ONU aveva con un'unica decisione dato vita allo Stato di Israele e allo Stato chiamato arabo. Questo era un inadempimento del quale non potevamo non renderci conto, ma è stato a lungo un motivo di disorientamento e anche di confusione. Nel giugno del 1967 scoppia la guerra dei sei giorni. Israele lancia un attacco preventivo contro le forze che Egitto, Siria e Giordania stanno ammassando lungo il confine, in seguito alle dichiarazioni del presidente egiziano Nasser di voler distruggere lo Stato di Israele. In sei giorni, l'esercito israeliano, guidato da Yitzhak Rabin e Moshe Dayan, annienta le forze dei tre paesi, colte di sorpresa, meno moderne e peggio addestrate. Israele conquista le alture del Golan, la penisola del Sinai, la striscia di Gaza e tutta Gerusalemme. Migliaia di profughi palestinesi devono lasciare la zona e vanno ad aggiungersi a quelli che già dal 1948 avevano riempito i campi profughi in Giordania, Siria e Libano. A rappresentarli, dalla metà degli anni 60, c'è l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, il cui gruppo dominante è Al-Fatah di Yasser Arafat. Obiettivi dell'OLP sono la rappresentanza politica del popolo arabo-palestinese e la lotta contro Israele. La stagione più difficile si apre con gli anni 70, con l'esplodere del terrorismo palestinese, che vede l'Italia da un lato obiettivamente nel campo di Israele, più legata alle potenze occidentali, ma dall'altra dipendente sempre di più dal petrolio medio orientale e nello stesso tempo esposta più di altri paesi al rischio di attentati palestinesi in casa. C'è un'organizzazione che si chiama Settembre Nero. Si chiama così perché nel settembre del 1970 Re Hussein di Giordania ha fatto sterminare ed espellere migliaia di profughi palestinesi di cui temeva l'influenza. L'organizzazione riunisce gli elementi più radicali della resistenza palestinese, li divide in cellule indipendenti, di cui fanno parte all'inizio un centinaio di palestinesi e una quindicina di simpatizzanti europei, e poi si dedica ad attività terroristiche. L'azione più eclatante compiuta da Settembre Nero è quella alle Olimpiadi di Monaco del 1972. All'alba del 5 settembre 1972, un commando di 8 membri di Settembre Nero penetra nel villaggio olimpico e sequestra 11 atleti della squadra olimpionica israeliana. Due di questi fanno resistenza e vengono uccisi subito. Inizia un estenuante braccio di ferro tra i terroristi asserragliati nella palazzina israeliana e le autorità tedesche, mentre intanto le Olimpiadi continuano. L'azione della polizia tedesca all'aeroporto militare in cui i sequestratori si sono fatti portare il giorno dopo si risolve in un disastro. Muoiono 5 sequestratori, un poliziotto tedesco e tutti gli ostaggi. Ecco, inizia da Monaco la storia del terrorismo palestinesi, dove trova
praticamente adesione da parte della maggior parte delle organizzazioni politiche palestinesi. La svolta avviene dopo il massacro del settembre 70, fu sconfitto il movimento palestinese armato in Giordania e la questione palestinesi o i palestinesi avevano un fondato timore che la loro questione veniva cancellata di nuovo, veniva dimenticata come avvenne nel 48. Le organizzazioni terroristiche palestinesi preoccupano. La possibilità di attentati come quello di Monaco è concreta e spaventa. Settembre Nero, infatti, ha già colpito in Italia. Nell'agosto del 1972, a San Dorligo, quattro cisterne dell'oleodotto che da Trieste va a Monaco di Baviera saltano per aria e l'attentato è rivendicato da Settembre Nero. Nell'agosto del 1972 ci sono anche due turiste inglesi che si imbarcano a Fiumicino su un aereo israeliano diretto a Tel Aviv con 148 passeggeri a bordo. A salutarle all'aeroporto ci sono due ragazzi arabi che hanno conosciuto proprio lì, a Roma. Le ragazze si imbarcano con un regalo da parte dei due ragazzi arabi, un mangianastri. E chissà, forse dentro c'è anche una cassetta con la canzone che aveva accompagnato le loro vacanze. Dentro però c'è anche una carica di tritolo, che per un errore esplode subito dopo il decollo. L'aereo riesce ad atterrare e ci sono soltanto 4 feriti. Il terrorismo palestinese fa paura. Bisogna fare qualcosa e c'è qualcuno che lo fa. È un colonnello dei carabinieri che dirige le attività del SID, il servizio segreto italiano, in Medio Oriente. Si chiama Stefano Giovannone. Stefano Giovannone era uno degli ufficiali dei servizi che era molto specializzato e conosceva la situazione dell'Oriente, in particolare del vicino Oriente, molto bene, quindi era in condizione di poter antivedere quelli che sarebbero stati passi successivi nei contrasti interni. Io ne ho un ricordo personale un po' curioso, perché venne una volta a trovarmi e quando si mise seduto gli scappò dalla tasca destra una rivoltella a tamburo molto grossa, insomma. L'hanno chiamato Accordo Moro, perché in quegli anni il ministro degli esteri era Aldo Moro e sarebbe stato lui a stipularlo con le organizzazioni palestinesi attraverso il colonnello Giovannone, che ad Aldo Moro era molto vicino. Un accordo segreto, non scritto, verbale, che si trova raccontato per la prima volta nelle lettere che Aldo Moro scrive dalla prigionia delle Brigate Rosse, quando invita lo Stato a fare accordi con i terroristi e a scambiare prigionieri, come già è stato fatto con i palestinesi. Un accordo segreto di cui parlano indagini di magistrati come Carlo Mastelloni e Rosario Priore, e anche i ricordi dell'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Mettersi d'accordo con le organizzazioni palestinesi. Il tramite è Stefano D'Arabia, il maestro, il capo dei servizi segreti italiani in Medio Oriente, il colonnello Giovannone. Da quel momento inizia una diplomazia parallela nella quale c'è una diplomazia ufficiale di quasi completo allineamento all'Alleanza Atlantica, ma c'è anche una diplomazia coperta, svolta essenzialmente dai servizi, e protesa a mantenere rapporti privilegiati con il mondo arabo, palestinese in particolare, ma arabo in generale. Inizia quello che verrà definito la politica della moglie americana e dell'amante araba e di crescenti dissensi, crescenti attriti fra l'Italia e gli Stati Uniti. Succedono alcune cose, infatti. A regalare il mangianastri con dentro la bomba alle turiste inglesi che salivano sull'aereo della El Al sono stati due giovani, un giordano e un iracheno. Le ragazze lo raccontano alla polizia, che arresta i due giovani, che restano in galera qualche mese, poi vengono scarcerati e spariscono nel nulla.
Nell'aprile del 73, sempre a Fiumicino, vengono fermati due iraniani in transito, con pistole e bombe a mano. Vengono scarcerati e spariscono nel nulla. Nel settembre, poi, su segnalazione dei servizi segreti israeliani, cinque attivisti dell'OLP vengono arrestati in un appartamento di Ostia con due lanciamissili terra-aria. Che cosa ci vogliono fare? Vogliono abbattere un aereo israeliano, questa è l'ipotesi, e per questo vengono rinviati a giudizio. Prima del processo, però, a due viene concessa la libertà provvisoria. Escono dal carcere, salgono su un aereo militare in dotazione al SID e vengono portati in Libia, a Tripoli, accompagnati dal colonnello Giovannone e da altri ufficiali dei servizi segreti. Gli altri tre vengono condannati a 5 anni dopo un processo a porte chiuse e scarcerati in cambio di una cauzione di 20 milioni di lire. Qualcuno la paga e anche quei tre scompaiono. Moro intervenne direttamente sui magistrati e gli disse: qui ci sono interessi di Stato e io mi debbo occupare di interessi di Stato. I magistrati compresero, diedero, cosa che non avrebbero fatto in altri tempi, la libertà provvisoria, e lui li fece vadere. E non accade nulla. L'accordo funziona. Per alcuni anni il terrorismo palestinese non colpisce obiettivi italiani e le autorità italiane non sembrano perseguire il terrorismo palestinese. Ma attenzione, in quella che è stata definita la guerra degli spettri non ci sono soltanto i palestinesi, ci sono anche gli israeliani. L'aereo che aveva portato in Libia i tre terroristi palestinesi arrestati ad Ostia con lanciarazzi si chiama Argo 16. È un Dakota in dotazione ai servizi segreti e serve per operazioni di vario tipo, come il trasporto dei membri dell'organizzazione segreta Gladio al campo di addestramento di Capo Marraggiu, in Sardegna. Il 23 novembre 1973 Argo 16 precipita a Porto Marghera. Muoiono tutti e quattro i membri dell'equipaggio e solo per fortuna l'aereo non cade sulla città. Il dubbio ricorrente è che in realtà si sia trattata di un'operazione dei servizi israeliani per lanciare un avvertimento all'Italia. Questo non verrà poi mai dimostrato processualmente, ma resteranno molte ombre su quell'episodio. 25 anni dopo, il giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni chiude l'inchiesta chiedendo il rinvio a giudizio per l'allora capo del Mossad, Zvi Zamir, accusato di aver ordinato il sabotaggio, e anche per 6 ufficiali del SID accusati di aver depistato le indagini. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Funziona il cosiddetto accordo Moro, ma c'è anche a chi non piace. Non dobbiamo dimenticare che se l'Italia ha un'amante araba, ha anche una moglie americana. Gli americani si seccavano, no, di tutte queste cose. Molto più pratici. Gli israeliani dicevano: fate quello che volete per difendervi. Se però noi veniamo e iniziamo Monaco da Roma e ammazziamo alcuni palestinesi, è chiaro che vi comportate con noi come vi comportate con i palestinesi. I nostri due ragazzi, che erano due ufficiali di complemento dell'esercito israeliano, li lasciate scappare, cosa che non facemmo. L'hanno chiamata la lista di Golda, dal nome del primo ministro israeliano Golda Meir. C'è stata la strage alle Olimpiadi di Monaco e gli israeliani non sono soddisfatti di come il resto del mondo sta combattendo il terrorismo palestinese. La Germania federale, per esempio, ha liberato i tre terroristi arrestati a Monaco dopo che un gruppo di palestinesi aveva sequestrato un aereo della Lufthansa, chiedendone la liberazione. Su ordine di Golda Meir, il Mossad, il servizio segreto israeliano, costituisce un gruppo speciale, il Comitato X, con il compito di rintracciare e uccidere tutti quelli che ritengono coinvolti nella strage di Monaco. Lei ha sparato a qualcuno degli ostaggi israeliani? Non è importante dire se io ho ucciso, se ho ucciso degli israeliani o no. Cosa crede di aver ottenuto? Noi abbiamo fatto sentire la nostra voce a tutto il mondo.
Queste sono le sue parole. Di nuovo le stesse. Sono riusciti a far sentire la loro voce a tutto il mondo che non l'aveva sentita prima. Operazione Baionetta, Operazione Gioventù, Operazione Ira di Dio. La guerra degli spettri inizia nel 1972 e finisce nel 1979. Il primo nome sulla lista di Golda viene rintracciato in Italia. Wael Abdel Zweiter vive a Roma da 16 anni. È un poeta e un traduttore. È lui che ha tradotto Le mille e una notte in italiano. Ma è anche un secondo cugino di Arafat ed è il rappresentante dell'OLP a Roma. Una sera di ottobre del 1972, Zweiter sta tornando a casa. Abita in un condominio di via Annibaliano, in alto, c'è l'ascensore ma va a monete e lui ne sta cercando una per farlo funzionare quando dal buio dell'androne escono due uomini. Hanno in mano due pistole, due automatiche Beretta calibro 22, armi da professionisti. Gli sparano addosso 11 colpi, 11 come gli atleti israeliani uccisi a Monaco e poi spariscono. E l'uomo con la barba? L'imam egiziano caricato a forza su quel furgone bianco quel lunedì mattina a Milano, il 17 febbraio del 2003. Dov'è finito? Lo abbiamo lasciato steso sul pavimento del furgone che corre verso la periferia di Milano. Il viaggio durò circa 4 ore. Io non vedevo né sapevo niente, tuttavia penso che il viaggio sia durato circa 4 ore. La vettura si fermò. Uno di loro mi prese per i piedi e un altro per le spalle. Mi misero dentro un'automobile o un aereo, non ne sono sicuro, non ricordo molto bene. Dopo questo nuovo spostamento passarono circa 3 ore. Dopodiché questa seconda vettura si fermò. Mi fecero entrare in un posto, ma io non so quale fosse, in quanto avevo il volto coperto. Lì non so che cosa successe, se non che mi lasciarono circa 10 minuti per terra. Intanto la moglie dell'imam è tornata a casa e non l'ha trovato. Allora ha cominciato a telefonare in giro. Chiama la moschea di Viale Jenner, ma là non c'è. Chiama gli amici, ma non ne sa niente nessuno. Chiama anche il cellulare dell'imam, che risulta irraggiungibile. Irraggiungibile. Dov'è? Dopo tale lasso di tempo, sentii un rumore di passi che si dirigevano verso di me. Erano circa 8 o 10 persone, comunque molti. Mi fecero alzare e mi tolsero i legami di plastica dalle mani e dai piedi. Tagliarono i miei vestiti, ma non lo fecero con le mani, bensì con ciò che mi sembrava essere un coltello o delle forbici. Mi tolsero tutti i vestiti e restai completamente nudo, a eccezione del volto, che rimase coperto. Cominciarono a mettermi addosso altri vestiti, ma non so quali fossero. Poi sentii che uno di loro mi infilò qualcosa nell'ano, ma non so cosa. All'improvviso mi fu levato il cappuccio dal volto e mi trovai davanti a un gruppo di 8 o 10 persone, tutte con lo stesso vestito, come quello delle forze speciali. Mi coprirono interamente il volto, dalla testa fino alla barba, con un nastro adesivo e lasciarono solamente un'apertura per la bocca e una per il naso. Il resto del viso invece fu interamente avvolto dal nastro adesivo, senza che ci fosse niente di isolante, un tessuto o qualcos'altro che impedisse il contatto tra il nastro e il mio volto. Girano strane voci. C'è una signora egiziana che racconta che stava tornando a casa con le sue due bambine quando ha dovuto cambiare marciapiede perché c'era un furgone bianco che bloccava la strada. Poi ha sentito un rumore, si è voltata e ha visto due uomini che portavano via un arabo con la barba, a forza, perché lui si divincolava. La moglie dell'imam si preoccupa. Il cellulare del marito non risponde. Irraggiungibile. Dov'è? Dopo avermi messo il nastro, mi legarono mani e piedi e mi portarono in un posto freddissimo, tanto che ebbi la sensazione di essere in un frigorifero. Sentii note di musica classica per qualche minuto, poi scomparvero in quanto mi otturarono l'orecchio con qualcosa, tanto che non sentii più niente. E dopodiché l'aereo si mosse e a quel punto ebbi la conferma che mi trovavo effettivamente in un aereo, in quanto sentii il petto contrarsi. Il viaggio fu molto lungo e durò parecchie ore.
Penso che fossero 8, ma non so esattamente. La moglie dell'imam si preoccupa, anche perché l'uomo con la barba non è uno qualunque. Si chiama Abu Omar, ha 40 anni ed è nato in Egitto, ma è in Italia dal 1997, quando gli è stato concesso asilo politico. È un imam, un sacerdote. Predica a Milano e anche nel resto della Lombardia. Ed è quello che verrebbe definito, un po' superficialmente, un fondamentalista. In Egitto ha fatto parte della Jamaa al-Islamia, un'organizzazione fondamentalista, e in Italia la polizia lo sospetta di far parte di una rete internazionale che recluta terroristi. È per questo, infatti, che è stato sotto sorveglianza da parte della Digos di Milano. Allora, che gli è successo? L'hanno arrestato? No, sembra proprio di no. Quando mi fecero scendere sulla pista dell'aeroporto, sentii due cose. Primo, il richiamo alla preghiera. Nell'Islam, un simile richiamo è pronunciato 5 volte al giorno. Quello che udii, in particolare, era distinto rispetto agli altri 4, in quanto sentii: la preghiera è migliore del sonno. Ora, questa frase è pronunciata solo in occasione della preghiera dell'alba. In questo modo, ebbi la certezza che era l'alba, intorno alle 3 o alle 4 di mattina. La seconda cosa che sentii fu una persona dire in dialetto egiziano «sali», al che capii senza dubbio che mi trovavo in Egitto. Torniamo indietro nel tempo. Torniamo agli anni 70 e alla nostra guerra di spie. Non ci sono soltanto gli israeliani e i palestinesi a giocare la loro partita in Italia. C'è anche un altro paese vicino, le cui vicende si ripercuotono fino da noi. È la Libia di Gheddafi. Il 1 settembre del 1969, un colpo di Stato incruento rovescia il governo di Re Idris in Libia. A capo del paese arriva una giunta militare e a capo della giunta militare c'è un giovane colonnello che si chiama Muammar Gheddafi. Fin dall'inizio il regime di Gheddafi si fa moltissimi nemici. Gli americani sicuramente, perché nazionalizza le compagnie petrolifere americane, e gli israeliani, perché si proclama feroce nemico dello Stato di Israele. Intanto finanzia, dà asilo, stringe legami e offre campi di addestramento nel deserto a tutti i movimenti di liberazione, e non solo quelli palestinesi, ma anche l'IRA irlandese, i separatisti baschi e anche le Pantere Nere americane. Tra i suoi nemici dovrebbe esserci anche l'Italia, perché Gheddafi ha espulso tutti i coloni italiani, e in effetti l'Italia c'è. Gheddafi viene accusato di essere il destabilizzatore di tutta l'area del Mediterraneo, un nemico dell'America, e l'Italia, lo abbiamo visto, ha una moglie americana. Però anche un'amante araba. Noi abbiamo sempre ritenuto, almeno io ho avuto questa linea, ma non era una linea personale o isolata, che dobbiamo nei confronti dei paesi vicini avere dei rapporti di conoscenza, di comprensione, di dialogo, perché altrimenti è facile che una scintilla di dissento poi provochi un incendio che si estenda anche oltre i due paesi interessati. Io ritengo che questo sia stato giusto, anche se ci ha provocato delle incomprensioni. Io ricordo una volta in una conferenza stampa la signora Thatcher mi ha detto: ah, ma voi siete deboli, non rispettate l'embargo che c'è nei confronti della Libia. Beh, fu facile a me rispondere: guardi, io non so se noi siamo deboli, però so che noi avevamo più di 15.000 italiani che vivevano in Libia, adesso ne vivono 3.000. Voi ne avevate 2.000, adesso siete 6.000. Quindi vorrei sapere chi è che ha attenuato i rapporti con la Libia, se siamo noi o se siamo voi. La verità è che noi siamo un paese molto più lineare di quello che la tradizione ci voglia far apparire chiamandoci levantini. Di rapporti con la Libia e con i paesi produttori di energia e di petrolio, l'Italia ne aveva avuti da tempo, fino dai tempi di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, che aveva una politica di scambio coi paesi produttori non così allineata con le compagnie petrolifere americane. Enrico Mattei muore nel 1962, ucciso da una bomba che fa saltare in aria il suo aereo mentre sta tornando a casa con il suo pilota e un giornalista americano.
Ma questa è un'altra storia e in parte l'abbiamo già raccontata. Questo rapporto con i paesi arabi, che nasceva da una politica economica condotta, da scelte di politica economica condotte attraverso l'ENI, dà luogo anche a sensibilità nell'ambiente democristiano che era vicino a Mattei, a una sensibilità più favorevole al rapporto con gli arabi, ad una politica mediterranea. In questo Fanfani, per esempio, assume delle posizioni che in una certa fase determinano anche la diffidenza, la netta diffidenza da parte degli americani. La Libia del colonnello Gheddafi, il fratello colonnello, il padre della rivoluzione, ha molti nemici. È un regime ancora giovane, nato da un colpo di Stato. È il 22 marzo del 1971. Nel porto di Trieste è ferma una nave, il Conquistador 13. È carica di armi, destinate a mercenari comandati da un ex consigliere di re Idris. Le hanno finanziate quelle armi gli inglesi e i francesi, che vogliono finanziare un colpo di Stato per rovesciare il colonnello Gheddafi. Operazione Hilton si chiama. Ma all'improvviso ecco che arriva la polizia italiana, che scopre le armi, sequestra tutto, il colpo di Stato non si fa. Ad informare la nostra polizia è stata una soffiata dei servizi segreti, il SID. Da questo momento nasce un rapporto privilegiato che però è essenzialmente un rapporto coperto, occulto. E così nel 1972 il governo Andreotti promuove un'insolita transazione con Libia, cedendo alcuni armamenti, si trattava in particolare di una partita di 100 carri armati, in cambio di forniture privilegiate di petrolio all'ENI. La cosa verrà risaputa successivamente e darà adito a uno scandalo internazionale. Sfruttando le benemerenze ottenute salvando il colonnello Gheddafi dal colpo di Stato con l'operazione Hilton, l'Italia stringe accordi vantaggiosi con la Libia, che comportano anche petrolio in cambio di armi e carri armati. È l'ENI a condurre le trattative con i libici, con la mediazione dei servizi segreti e anche l'approvazione degli americani. Almeno fino al 1974, quando il colonnello Gheddafi comincia a nazionalizzare le compagnie petrolifere americane. Quando le notizie appaiono sulla stampa, soprattutto sul settimanale OP di Mino Pecorelli, che si dice sia stato informato da quella parte vicina agli israeliani dei nostri servizi segreti, scoppia lo scandalo. Emergono contrasti tra il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, che ha promosso l'accordo, e il ministro degli esteri, Aldo Moro, e si parla anche di tangenti. Tangenti alla Democrazia Cristiana da parte dell'ENI e anche da parte delle ditte produttrici di armi. Tutto quello che riguarda armamenti appartiene a un'area nella quale gli interessi, la politica, la storia si intrecciano in un modo molto confuso. Quindi, insomma, io forse da buon romano pensavo che più si rimaneva fuori da questi intrighi e meglio era, perché le armi, è vero, sono una necessità di difesa per ogni paese, però poi il confine tra la difesa e l'attacco è un confine piuttosto aperto. D'altra parte, però, siccome poi non ne produciamo, è anche logico che si collochino sul mercato. L'Italia e la Libia hanno stretti rapporti economici. Nel 1976, per esempio, la Libia acquista il 10% delle azioni della Fiat e le tiene fino al 1986, quando i rapporti tra i due paesi si fanno tesi, perché la Libia ha lanciato due missili Scud sulle spiagge di Lampedusa, per rappresaglia contro un raid aereo americano che è partito dalla base di Sigonella, in Sicilia. Ma non ci sono soltanto i rapporti economici e le crisi politiche ufficiali a regolare i rapporti tra paesi vicini in quegli anni. C'è qualcosa di più. C'è la guerra degli spettri, ci sono le storie di spie. Il regime di Gheddafi ha molti oppositori che lasciano il paese. Gheddafi ha giurato che li colpirà dovunque si nascondano. Molti di questi vanno in Italia. Il 21 marzo del 1980, il corpo di un imprenditore edile fuggito dalla Libia per dissensi col regime viene ritrovato dentro il portabagagli della sua auto in via Castro Pretorio, a Roma.
19 aprile, un altro dissidente libico che si nasconde a Roma con un passaporto tunisino è seduto in un bar di Via Veneto, a Roma, il Café de Paris, quando si avvicina una persona e gli spara addosso, uccidendolo. Il 10 maggio c'è un altro, Abdallah Mohamed Kazmi. È seduto al bar di un albergo romano. Entrano alcuni uomini e gli sparano, uccidendo anche lui. Dieci giorni dopo, il 20, Mohamed Fouad Boujar, un altro dissidente libico, viene trovato nella stanza della sua pensione, in Via Nazionale, a Roma. Lo hanno strangolato e gli hanno appeso al collo un tovagliolino di carta con su scritto «Fuggire dal paese non serve a nulla, perché i comitati popolari sono ovunque». Il giorno dopo, un altro dissidente libico esce dal suo ristorante in via Farini, a Roma, e si trova davanti un uomo che gli punta addosso una pistola e gli spara, ma non lo colpisce. Così lui riesce a rientrare nel ristorante e si salva. E si salva anche un altro dissidente libico che viene colpito alla testa da un uomo che era andato a trovarlo a casa sua, a Roma, e poi, al momento di andarsene, si era girato e gli aveva sparato. Lo stesso giorno, l'11 giugno, a Milano, viene ucciso Azzedrin Laheri. Laheri è conosciuto dal nostro servizio segreto, è la Fonte Damiano, ed è in contatto anche con la CIA e con il servizio segreto libico. Gli sparano alla stazione centrale di Milano, al posto telefonico, mentre sta chiamando la famiglia tra un cambio di treni. 6 colpi di pistola alle spalle. E non è finita. Il 24 febbraio 1981, due dissidenti libici, i fratelli Farzat, sono appena scesi all'aeroporto di Fiumicino da un aereo proveniente dal Kuwait, quando due persone, che si trovano appena fuori dal posto di controllo doganale, tirano fuori le pistole e gli sparano addosso. Sono stati due libici a seminare il terrore ieri sera sul lato arrivi internazionale dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino a Roma, aprendo il fuoco contro alcuni arabi, algerini e libici, appena scesi da un volo proveniente da Algeri. Fortunatamente non drammatico il bilancio della breve ma intensa sparatoria. 4 feriti, uno dei quali in condizioni serie, con un proiettile conficcato nella schiena. Il bilancio degli attentati libici in Italia è pesante. 7 morti e 2 feriti. Le indagini di polizia e carabinieri portano all'arresto di 7 persone ritenute responsabili dei delitti. Alcuni di loro confessano. A parte uno, che muore in carcere, vengono scarcerati tutti dopo poco tempo. Sono molto efficienti i servizi segreti libici che uccidono decine di dissidenti in tutta Europa. Molto efficienti e molto precisi, soprattutto in Italia. Perché, come accerterà in seguito un'inchiesta del giudice Rosario Priore, i nostri servizi segreti gli hanno consegnato le liste dei residenti. 3 liste. Una nell'agosto del 79, una nel febbraio e una nell'aprile del 1980. Io non lo so, ma se venissi a saperlo con certezza non mi meraviglierei. Tenga conto che le regole dei servizi segreti sono diverse. Torniamo ad Abu Omar, l'imam egiziano che scompare in quel furgone bianco a Milano lunedì 17 febbraio del 2003 e si ritrova lontano dall'Italia, in Egitto. Dopo che mi ebbero spogliato di tutti gli indumenti qui in Egitto, mi diedero degli abiti azzurri come quelli che si fanno indossare ai prigionieri. Poi mi legarono le mani dietro la schiena, mi bendarono e mi fecero entrare in una stanza. All'interno una persona cominciò a parlarmi in dialetto egiziano. Mi chiese il nome, i miei dati personali, da quanto ero lontano dall'Egitto. Insomma, le solite cose, dove sei andato e così via. Poi mi disse, Osama, ci sono due persone molto importanti nella stanza e una di loro vuole parlare con te. E quando questa personalità di spicco cominciò a parlare con me, pensai, a giudicare dalla sua voce, che fosse l'attuale ministro degli interni, il generale Habib El Adli. Mi chiese, Osama, mi senti bene? Gli dissi sì.
ti farò una sola domanda e voglio da te solo una risposta, concisa e secca. Accetti di tornare in Italia subito con lo stesso aereo e in cambio di lavorare per noi? Risposi no. Prima che potessi proseguire mi disse: stai zitto, non dire più una parola. Il 20 febbraio, tre giorni dopo quel lunedì, la moglie dell'imam va dalla polizia a denunciare la scomparsa del marito. Alle indagini della polizia e alle voci dei confidenti si unisce la testimonianza della signora egiziana, che rilascia una dichiarazione parziale. Sì, ha visto il furgone, ma non ha visto Abu Omar. Sembra spaventata la signora, molto spaventata, tanto che qualche giorno dopo se ne va in Egitto con le figlie ed è il marito a dover raccontare il resto alla polizia. Le grida di aiuto, l'imam trascinato a forza nel furgone. Intanto il pubblico ministero Stefano D'Ambruoso, che coordina le indagini, riceve una notizia. Il 3 marzo un agente della CIA, Ralph Henry Russomanno, racconta che Abu Omar se n'è andato da solo, che l'hanno visto nei Balcani, mentre stava cercando di andare in Iraq o in Afghanistan per fare la guerra. Ma non è vero. Dopo aver rifiutato di lavorare per loro, mi portarono in un altro posto nello stesso edificio. Lì cominciarono le indagini e le torture. Fecero entrare in una stanza lunga circa 2,5 metri e profonda circa 1,5 metri. In quella stanza d'estate le temperature arrivavano a 50 gradi centigradi, mentre d'inverno scendevano sotto zero. Successivamente venni a sapere che quell'edificio era dei servizi di intelligence egiziani. Vi restai per 7 mesi, dall'alba del 18 febbraio 2003 al 14 settembre dello stesso anno. 7 mesi. Durante tutto quel periodo restai con le mani legate e gli occhi bendati. Intanto in Italia continuano le indagini. Indagini lente, molto lente. La prima cosa da fare è controllare il traffico dei telefoni nella zona, soprattutto dei cellulari. La richiesta viene inoltrata alle compagnie telefoniche nell'aprile del 2003. La risposta però arriva soltanto in ottobre. Ma attenzione, c'è un problema. La richiesta è stata inoltrata per il 17 marzo. Il rapimento, invece, è avvenuto il 17 febbraio. Qualcuno si è sbagliato, sicuramente, ma adesso la richiesta deve essere fatta di nuovo. E viene fatta molto tempo dopo, nel febbraio del 2004. La maggior parte o la totalità dei 7 mesi che passai nell'edificio dell'intelligence egiziano furono segnati da interrogatori e da torture. Dopo i violenti interrogatori e le torture a cui ero stato sottoposto per 14 mesi, i servizi di sicurezza egiziani si resero conto che non avevo niente a che vedere con gruppi, terrorismo o altro, sia in Egitto, prima che partissi, che all'estero. Mi dissero: contro di te non c'è nessuna accusa e nessuna causa intentata. Dunque mi liberarono ad una condizione. Non devi assolutamente dire a nessuno che sei stato rapito. Di alla gente e alla procura generale che sei venuto in Egitto di tua spontanea volontà. Sei andato all'aeroporto di Milano, hai comprato un biglietto aereo per l'Egitto, sei atterrato all'aeroporto del Cairo e hai chiesto di parlare con la sicurezza dell'aeroporto per poter vivere in Egitto. Non dire a nessuno che sei stato rapito e non telefonare a tua moglie in Italia, ai tuoi amici o a chiunque altro. Quindi mi fecero uscire. Il 20 aprile del 2004, nell'appartamento di via Conteverde, squilla il telefono. La moglie di Abu Omar va a rispondere e sente la voce del marito. È in Egitto, le dice. È stato rapito e le racconta tutto. Non solo, telefona anche ad altri amici e anche ad un altro uomo che è indagato per associazione terroristica. La polizia italiana tiene i telefoni sotto intercettazione e ascolta tutto. Ma lo fa anche quella egiziana, col telefono di Abu Omar, in Egitto. Così l'imam viene convocato dalla polizia egiziana e torna dentro. 17 dicembre 1973, ore 12.51, aeroporto di Fiumicino.
Nella piazzola di manovra c'è un aereo della Pan Am, una compagnia di linea americana, pronto al decollo. All'improvviso, un gruppo di terroristi di Settembre Nero fa irruzione nella piazzola, comincia a sparare sull'aereo e lo bombarda con bombe al fosforo. Poi i terroristi aprono il fuoco sulle forze dell'ordine che cercano di bloccarli. Uccidono la guardia di finanza Antonio Zara. Sequestrano 6 poliziotti e assieme ad altri ostaggi li fanno salire su un aereo della Lufthansa, obbligando poi l'equipaggio a decollare. Prima di arrivare in Kuwait, dove vengono arrestati, i terroristi uccidono anche un tecnico dell'ASA, una ditta che lavora all'aeroporto di Fiumicino, Domenico Ippoliti. Il bilancio dell'azione è di 30 morti, 28 sull'aereo della Pan Am. Un massacro, una strage. Ma non c'era un accordo? Questo però non escluderà che invece azioni terroristiche di parte palestinese si realizzeranno nel dicembre del 73 e più tardi poi nel settembre dell'85, ma ad opera di frange dissidenti rispetto ad Arafat. Si tratterà di Settembre Nero e poi di Abu Nidal. Dissidenti che cercavano di strappare la leadership del movimento ad Arafat e proprio per questo compivano attentati in un paese come l'Italia, esattamente con l'intento di spezzare un accordo fra Arafat e possibili interlocutori, possibili alleati. Nonostante però questi episodi, che resteranno episodi, nel complesso il nostro paese resterà abbastanza immune rispetto ad altri, rispetto al questione del terrorismo palestinese. Non tutti sono d'accordo con Arafat e con la sua politica per l'affermazione dei diritti dei palestinesi. Sono tante le sigle che fanno parte del mondo complesso e contraddittorio dell'OLP. C'è il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di George Habash. Ci sono le scissioni, come quella di Abu Nidal, che si stacca dall'OLP per fondare Giugno Nero. C'è chi ha idee diverse, molto più radicali, chi rifiuta ogni tipo di trattativa con gli altri paesi del mondo arabo, con i paesi del mondo occidentale, con Israele. C'è il fronte del rifiuto. E il rifiuto della via politica come mezzo per risolvere la questione palestinese, per trovare una soluzione alla questione palestinese. E da quel momento praticamente incomincia questo terrorismo ad essere praticato da una parte dai palestinesi, ma anche praticato attraverso altre organizzazioni palestinesi contro i palestinesi stessi. Tutto sommato però, l'ombrello di protezione creato tra gli accordi e la diplomazia parallela dei servizi segreti per tenere lontano dal territorio italiano atti di terrorismo in grado di scuotere l'opinione pubblica funziona. La politica della moglie americana e dell'amante araba. In questi casi i servizi delle volte avevano anche poligamia, perché erano rapporti con molti. Ora poi, quando uno ha rapporti, li ha per avere più che non dare, sono misurazioni, diventa difficile poi farle. L'ombrello protettivo funziona, quasi sempre. La guerra degli spettri, invece, continua. Oltre ai killer libici, che vanno a caccia dei dissidenti del regime di Gheddafi, oltre ad altri gruppi, come l'esercito segreto per la liberazione dell'Armenia, che nel giugno del 77 uccide a Roma l'ambasciatore turco presso la Santa Sede, continua la guerra segreta tra i servizi di vari paesi, tra israeliani e arabi, e anche tra le diverse fazioni della resistenza palestinese. Il 7 agosto 1980 una bomba esplode nella sede romana della SNIA Techint, che fornisce tecnologia nucleare all'Iraq, e tutti pensano subito al Mossad israeliano. Il 29 ottobre, nel porto di Genova, salta per aria una nave carica di armi destinate alla Libia, regolarmente vendute, e le indagini della magistratura puntano sui servizi segreti francesi. Il 17 giugno 1982, un giornalista palestinese, Nazaik Matar, sta tornando a casa sua, a Roma, quando qualcuno lo uccide a colpi di pistola. Poche ore dopo, il vice capo dell'OLP a Roma, Kamel Hussein, salta per aria con la sua macchina nel traffico della capitale.
C'è una rivendicazione per i due attentati che viene da New York, Organizzazione per la Resistenza Ebraica. Il 9 ottobre, un gruppo di terroristi armati attacca la sinagoga di Roma e comincia a sparare sui fedeli che escono. Restano ferite 37 persone e muore un bambino di 2 anni, Stefano Taché. Poco dopo arriva la rivendicazione da parte del gruppo di Abu Nidal. Uno degli aspetti dell'ambiguità di questa politica medio orientale dei servizi italiani è stato appunto il prezzo pagato in termini di lasciare Roma città aperta all'azione dei servizi delle opposte fazioni. Milano, primavera del 2004. C'è un cambio della guardia nelle indagini sulla scomparsa dell'imam egiziano, che passano dalle mani del pubblico ministero Stefano D'Ambruoso a quelle dei pubblici ministeri Armando Spataro e Ferdinando Pomarici. I magistrati hanno ascoltato le telefonate di Abu Omar alla moglie e agli amici, hanno sentito il racconto del suo rapimento, il furgone, il viaggio, gli aerei e si sono convinti che il rapimento dell'imam egiziano sia una cosa da servizi segreti. Una storia di spie. Il secondo passo è quello di controllare il traffico telefonico avvenuto in quella zona tra le 11 e le 13 di quel lunedì mattina, attraverso i tabulati che finalmente riescono a farsi dare. È importante il traffico telefonico, soprattutto quello cellulare. Per comunicare un telefonino si collega con una cella radio che si trova in un punto del territorio e che quindi ne segnala la presenza in un determinato punto ad una determinata ora. Sono tanti i cellulari che hanno chiamato a quell'ora da quella zona di Milano. Sono più di 10.000. Allora i magistrati e i tecnici della polizia controllano quali cellulari di quella zona hanno parlato tra di loro a quell'ora, soprattutto nei minuti in cui è avvenuto il rapimento, e il numero si riduce. Sono 17. Bene, i magistrati controllano quei 17 cellulari e scoprono alcune cose interessanti. Intanto sono tutte carte SIM vendute o attivate nello stesso periodo e che hanno cessato di funzionare pochi giorni dopo il sequestro. Molte di queste poi sono prive di intestatario oppure sono intestate a prestanome. Ma si può fare di più con l'analisi dei tabulati delle celle. Si può vedere a quali altre celle il telefonino si è collegato e quindi ricostruirne il movimento. I magistrati lo fanno. Ci sono 9 cellulari che si muovono, prendono l'autostrada, escono a Portogruaro alle 16 e mezz'ora dopo arrivano ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trova una delle basi americane più importanti in Italia, con un grande aeroporto. I magistrati fanno controllare il traffico aereo di quel giorno, controllano i registri dell'ENAV, l'ente di controllo civile, di Aviano, di Poggio Renatico, dell'Eurocontrol di Bruxelles e ricostruiscono il viaggio dell'imam. Da Aviano alla base tedesca di Ramstein, ora di decollo 18:20 del giorno di sequestro. Da Ramstein fino al Cairo, ora di decollo 20:30 dello stesso giorno. Fin qui coincide tutto perfettamente con il racconto di Abu Omar. Adesso si tratta di scoprire a chi appartengono quei cellulari. Torniamo ancora indietro, alla nostra guerra di spie, anni 80. L'accordo Moro, l'ombrello protettivo, la diplomazia parallela dei servizi segreti non coprono soltanto l'Italia. Dal 1975 il Libano è sconvolto dalla guerra civile. Beirut, la capitale di quella che fino a quel momento veniva chiamata la Svizzera del Medio Oriente, paradiso fiscale, piazza finanziaria e meta di soggiorni di lusso, è divisa in 4 zone controllate da decine di milizie, fedeli ai principali contendenti, Israele e Siria soprattutto. I falangisti cristiano-maroniti, gli sciiti di Hezbollah, i sunniti e i palestinesi, che a Beirut hanno lo stato maggiore dell'OLP, con Arafat e centinaia di migliaia di profughi. E dal 1982 anche l'esercito siriano e quello israeliano che ha invaso il paese. E poi anche una forza di interposizione dell'ONU, di cui fanno parte i 2.500 militari italiani della missione Italcon.
una brutta guerra quella del Libano, che trasforma in breve tempo Beirut in una delle città più pericolose del mondo. Una brutta guerra, come tutte le guerre civili, che si porta dietro massacri orrendi, come quelli dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, dove tra il 16 e il 18 settembre del 1982 i falangisti cristiano-maroniti uccidono 3.000 persone, tra uomini, donne e bambini. È lì, nella Beirut sconvolta dalla guerra, che arrivano due giornalisti italiani, Italo Toni e Graziella De Palo. Italo Toni è un giornalista molto esperto, conoscitore del Medio Oriente, e scrive per i Diari, una catena di giornali regionali. Graziella De Palo, invece, scrive per la rivista Astrolabio e per Paese Sera. Arrivano a Beirut il 23 agosto del 1980, dalla Siria, dopo essersi accreditati in Italia con il rappresentante dell'OLP a Roma e poi anche con quello di Damasco. Vogliono fare un reportage sui campi profughi in Siria e in Libano e si muovono come ospiti dell'ufficio stampa dell'OLP. Vedono luoghi, intervistano persone, scattano fotografie. Ma Italo Toni e Graziella De Palo vorrebbero vedere di più delle solite cose. Ci sono le installazioni militari nel sud del Libano, per esempio. Così i giornalisti si rivolgono ad un'altra organizzazione che accetta di fargli da guida, il Fronte Democratico, vicino a Giorgia Bush. Non è una zona tranquilla, Toni e De Palo lo sanno bene. E infatti, il 1 settembre, vanno a segnalare la loro presenza all'ambasciata italiana. Il 2 settembre, Italo Toni e Graziella De Palo escono dal loro albergo, montano su un'auto del Fronte Democratico e partono. E da quel momento non li vede più nessuno. Io di questo non so molto. Questi giornalisti andarono a impicciarsi di fatti che non li riguardano, cioè questo fu il giudizio. Essi furono sequestrati. Si dice che Giovannone, che fu arrestato per questo, disse: peggio per loro, non fossero venuti qui, se noi andiamo a accusare di sequestro e di omicidio i nostri amici arabi libanesi, saltano tutti gli accordi. Sono caduti sul campo, non ne parliamo più. Credo che la cosa sia andata così. Il capo dei servizi di sicurezza italiani in Medio Oriente, lo abbiamo visto, è il colonnello Stefano Giovannone. Tra l'altro, dal 1982 in Libano ci sono anche i militari italiani che richiedono un lavoro di intelligence e di rapporti con le milizie in campo molto accurato. La missione italiana in Libano si svolge senza incidenti, con pochi feriti e un morto, il marò del battaglione San Marco, Filippo Montesi. I soldati americani uccisi, invece, saranno 241 e 56 quelli francesi. La magistratura italiana apre un'inchiesta sulla scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, che però prosegue con molte difficoltà e nel 1984 il presidente del Consiglio Bettino Craxi mette il segreto di Stato su quanto riguarda i rapporti tra l'OLP e l'Italia. La magistratura richiede rinvio a giudizio di George Abbas, indicato come il mandante, e anche del colonnello Giovannone per favoreggiamento e depistaggio. Ma il colonnello muore nel 1986 e l'inchiesta si chiude. Sulla scomparsa di Italo Toni e Graziella De Palo resta il mistero. 7 ottobre 1985. È l'una del pomeriggio di un lunedì. L'Achille Lauro è ferma al largo delle coste egiziane e attende il rientro di 600 passeggeri che sono andati al Cairo per una gita. È grande l'Achille Lauro, è una bella nave, un transatlantico di 23.000 tonnellate, 320 uomini di equipaggio e altri 107 passeggeri che sono rimasti a bordo. Poco prima dell'una, però, alcuni uomini dell'equipaggio notano alcuni passeggeri che si comportano in un modo strano. Nascondono qualcosa. Armi. Strani passeggeri si accorgono di essere stati scoperti e agiscono in fretta. Buonasera, la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo è stata sequestrata stasera. 13:07, quattro uomini armati fanno irruzione nella sala da pranzo dell'Achille Lauro e cominciano a sparare ferendo un uomo dell'equipaggio. In pochi minuti prendono il controllo della nave, sequestrando l'equipaggio, i passeggeri e il comandante Gerardo De Rosa. I terroristi hanno come prima cosa avrebbero preso il
libro di bordo per vedere prima di tutto le nazionalità dei vari passeggeri e poi a uno li hanno rinchiusi nelle loro cabine. Chi sono e cosa vogliono? Perché hanno sequestrato la nave? Lei signora chi ha sulla nave? Mia cugina. Cosa, che lavoro svolge? No, sta in crociera. Sono 23 anni che nave che sulla flotta Lau, che lavoro sulla flotta Lau. Preoccupato? Moltissimo. Sì, mio padre e mio fratello. Da quanti anni è suo padre imbarcato? Da una ventina d'anni, penso. Chi sono lo dicono subito. Sono palestinesi del Fronte di Liberazione della Palestina. In realtà non era quello l'obiettivo. Non volevano sequestrare l'Achille Lauro. Si erano imbarcati a Genova con passaporti falsi, con l'intenzione di sbarcare nel porto di Ashdod, che sta in Israele e che è una delle mete della crociera. Poi sono stati scoperti e hanno dovuto sequestrare l'Achille Lauro. Adesso, per liberarla e rilasciare gli ostaggi, vogliono la liberazione di 50 palestinesi detenuti in Israele. Se no, fanno saltare la nave. Degno, commozione, tensione in tutto il mondo per il dramma della nave italiana Achille Lauro, sequestrata da un comando di estremisti palestinesi che chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele, minacciando di uccidere i passeggeri di nazionalità americana ed inglese. La nave si sposta verso la Siria. I terroristi chiedono il permesso di attraccare, ma non lo ottengono. Intanto, in Italia, si riunisce il vertice del governo interessato alla crisi. Il presidente del Consiglio è Bettino Craxi. Il ministro degli esteri, Giulio Andreotti, considerato filo arabo, prende contatto con l'OLP e con Yasser Arafat. Ci siamo scambiati le informazioni che abbiamo, abbiamo stabilito di avere altri contatti che adesso avremo. We are condemning all kind of terrorism against civilians, and especially this boat is an Italian boat which is very near, close to our people and to our cause. Il ministro della difesa Giovanni Spadolini, considerato filo israeliano, mette in allarme le forze dell'ordine e costituisce una forza di intervento con un piano d'attacco segreto, nome in codice Margherita. Stiamo apprestando tutte le misure, naturalmente sperando in una soluzione politica, perché la soluzione militare è l'estrema ratio che cerchiamo tutti di scongiurare. Dagli Stati Uniti arriva un ordine: nessuna trattativa con i terroristi. Nella cronistoria di quell'evento ci sono una serie di leggende che sono dure a morire. Chi pregò noi di prendere contatto con proprio questo centro di Arafat furono gli americani. Il presidente del Consiglio Craxi vuole trattare. Arrivano due esponenti dell'OLP e i dirottatori accettano di fare rotta sull'Egitto in cambio di un salvacondotto. Attraccano a Porto Said il 9 ottobre e alle 15.30 l'Achille Lauro è libera. Vediamo il rimorchiatore che porta via i terroristi che sono scesi dall'Achille Lauro. Eccoli, fanno anche dei gesti di saluto. Sulla nave però è successo qualcosa. Appena hanno saputo che non potevano andare in Siria, i terroristi si sono scatenati, dicono i passeggeri. Hanno raccolto tutti i passaporti e hanno cominciato a controllare le nazionalità dei passeggeri. Ce n'è uno che si chiama Leo Klinghoffer, è un ebreo americano che sta su una sedia a rotelle. I terroristi lo prendono, lo portano sul ponte, gli sparano addosso due colpi e poi lo gettano fuori dalla nave, in mare. L'annuncio, dicevo, è stato dato ai giornalisti al Cairo dall'ambasciatore italiano, ma contrariamente a quanto sembrava dalle prime informazioni, si è saputo poco fa che l'azione del comando palestinese ha purtroppo provocato una vittima, un cittadino americano. Lo sapevate, è l'accusa mossa alle autorità egiziane ed italiane, ma avete fatto finta di niente per poter trattare e liberare la nave. No, rispondono italiani ed egiziani, non sapevamo niente. Quando era stato attuato il contatto con il comandante della nave, chiedendogli da parte del nostro presidente di consiglio se era successo qualche cosa, questo disse no, non è successo niente, mentre c'era stato un morto, insomma, e che era stato poi buttato a mare. Quindi da quello nacque poi tutta una serie di equivoci che ci hanno anche per un po' di tempo avvelenato. I terroristi hanno lasciato la nave e sono in una base militare egiziana assieme ai due emissari dell'OLP che hanno trattato. Stanno per salire su un aereo che li porterà a Tunisi, dove verranno liberati. Ma i servizi segreti americani intercettano le comunicazioni e lo sanno. Due caccia americani intercettano il Boeing 737 che sta trasportando i palestinesi e lo costringono ad atterrare alla base militare più vicina, che è quella di Sigonella, in Sicilia. Il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto
Mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi. Tutti armati, tutti pronti a sparare. Una situazione delicatissima. Sicuramente è stato un momento, certo, di tensione, un momento anche di attrito, però si è creata anche una leggenda calcando i toni di quella che era la realtà. La soluzione poi fu facile. È la prima volta che l'Italia si oppone ad una richiesta americana di questo genere ed è la prima volta che a cedere sono gli americani. La Delta Force si ritira. I terroristi scendono dall'aereo e vengono presi in consegna dai carabinieri. Restano i due negoziatori dell'OLP, ma c'è un problema. Uno dei due si chiama Abu Abbas, è il capo del fronte di liberazione della Palestina e viene considerato lui l'organizzatore dell'operazione che si è conclusa con il sequestro dell'Achille Lauro. Abbas non vuole scendere dall'aereo perché ha paura di essere preso dagli americani. Allora il presidente del consiglio Craxi ordina di farlo portare a Roma. L'aereo decolla, i caccia americani lo seguono e arrivano i caccia italiani a proteggerlo e di nuovo la situazione diventa molto tesa. Tra l'altro io ho sentito per curiosità le conversazioni non molto pudiche, insomma, non molto educate tra i piloti italiani e i piloti americani. Abu Abbas atterra a Ciampino. Intanto è arrivata la richiesta di estradizione americana nei suoi confronti, che però è stata respinta perché ritenuta insufficiente. E intanto Abu Abbas è stato caricato su un aereo e mandato nella Jugoslavia del presidente Tito, dove gli americani non possono raggiungerlo. Questa scelta di resistere ad un atto unilaterale sul territorio italiano degli americani è una scelta che ha un senso. E tuttavia bisognava reagire e punire il delitto. Questa indulgenza che c'è stata tra l'altro non serve a nulla perché di lì a poco, due mesi dopo, noi abbiamo un altro fatto di sangue tragico che è un attentato. Il 16 settembre del 1985 c'era stato un brutto episodio proprio nel cuore di Roma, in via Veneto. Un palestinese legato ad una delle organizzazioni controllate da Abu Nidal getta due bombe a mano tra i tavoli del Café de Paris. Una non esplode, mentre l'altra sì, e fa una trentina di feriti. Ma l'attentato più grave è quello all'aeroporto di Fiumicino. Da tempi di molo tutto andò bene. Quando io fui eletto Presidente della Repubblica ci fu l'attentato a Fiumicino. Ma non lo si deve considerare una violazione della tregua. Perché fu attaccata la postazione delle LAL e spararono su quelli sugli israeliani. E a rispondere, ammazzandone 4 o 5, non fu la polizia italiana, anche se poi si disse che c'entrava. Furono questi ragazzotti e ragazzotte del servizio di vigilanza delle LAL, che erano in realtà agenti dello Shin Bet, che sapevano sparare benissimo, e li fecero secchi tutti, salvo uno che poi fu condannato all'ergastolo. Sono 16 i morti stesi sul pavimento dell'atrio delle partenze internazionali dell'aeroporto di Fiumicino, davanti ai banchi di accettazione della compagnia israeliana El Al e dell'americana TVA. 16 morti e più di 90 feriti. Ci sono i passeggeri che stavano per imbarcarsi sul volo per Tel Aviv e la gente che affollava il bar vicino. Ci sono due bambini, una guardia di sicurezza israeliana e tra i morti ci sono anche tre dei quattro terroristi che hanno tirato fuori i Kalashnikov e hanno cominciato a sparare e a lanciare bombe a mano. Poco più di un minuto di guerra, una strage. Quasi contemporaneamente succede lo stesso all'aeroporto di Vienna, dove i terroristi uccidono tre persone.
A rivendicare l'attentato è l'unico terrorista catturato vivo, che lo fa a nome di Abu Nidal. Contro gli accordi di Camp David, contro la pace in Israele, contro la linea politica dell'OLP gestita da Yasser Arafat. Il mondo palestinese non è un mondo monolitico, e il mondo arabo ancor meno, per cui è quasi inevitabile che alcune schegge impazzite colpiscano comunque. Dunque, episodi anche gravi ci sono stati, ma nel complesso l'ombrello protettivo ha funzionato. Torniamo alla storia di Abu Omar e a quel lunedì 17 febbraio del 2003. A chi appartengono quei cellulari che si chiamano in quella zona di Milano, mentre l'imam viene caricato su quel furgone bianco? I magistrati ci arrivano seguendo gli spostamenti dei telefonini prima e dopo quel momento. Mettono insieme noleggi di auto e via card, richieste di attivazione di schede telefoniche e prenotazioni di camere di albergo con relative fotocopie dei documenti e anche multe per eccesso di velocità. Ricostruiscono quello che è accaduto e chi c'era in quel luogo. Tre gruppi di persone, 8 in strada per prendere l'imam e guidare i mezzi, 4 per coprire l'operazione, 9 prima per studiare le abitudini dell'imam, più altri 2 per coordinare l'azione. Sono tutti agenti della CIA o membri del personale diplomatico americano. Alcuni sono agenti della CIA regolarmente accreditati nel nostro paese, come Robert Lady Seldon, considerato il capocentro della CIA a Milano. Robert Lady Seldon, ma gli amici lo chiamano Bob. Tra il 22 giugno e il 27 settembre del 2006, la Procura di Milano emette 26 mandati di cattura. L'accusa è sequestro di persona. Quello che è avvenuto quel lunedì mattina a Milano, infatti, è qualcosa di molto particolare. Una extraordinary rendition. Le renditions italianizzate, consegne straordinarie, il sequestro di persona di presunti terroristi che vengono affidati alle polizie o ai servizi di sicurezza dei loro paesi d'origine, detenuti senza alcun processo, senza alcuna garanzia giudiziaria, torturati nella quasi totalità dei casi. E a volte i più fortunati, quelli che hanno un passaporto occidentale in tasca, liberati se non si prova nulla al loro carico. In passato gli Stati Uniti usavano andare a prendere direttamente in loco, all'estero, presunti criminali, presunti terroristi, presunti capi del narcotraffico, ma per portarli negli Stati Uniti e per processarli davanti a un tribunale americano. Quello che accade dopo l'11 settembre è che nella consapevolezza che sia difficile processare con le garanzie del processo americano un presunto terrorista del quale si ha poco, se non elementi puramente indiziari, la scelta del governo degli Stati Uniti, piuttosto di lasciarli liberi, è di prelevare questi sospetti e affidarli a chi possa verificare in modo più diretto e più brutale la loro colpevolezza e la loro innocenza. Le cose sono cambiate nei confronti del terrorismo che viene dal Medio Oriente. Gli accordi segreti, la diplomazia parallela, devono fare i conti con una realtà diversa. Nel frattempo sono successe molte cose. La guerra in Libano è finita e ricominciata. C'è stata la guerra tra Iraq e Iran. L'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan e lo ha perso. C'è stata la prima guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein. Le organizzazioni che praticano il terrorismo adesso sono cambiate. Prima erano laiche e nazionaliste, adesso sono religiose e fondamentaliste. La crescita del fondamentalismo islamico ha una data precisa. Prima l'invasione dell'Afghanistan nel 78. E comunque rimane un fenomeno molto isolato, sostenuto in modo particolare dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti d'America, dal Pakistan, e veniva comunque visto come un fenomeno molto circoscritto a quell'area di conflitto. In Medio Oriente non c'erano tracce importanti di movimenti politici di matrice religiosa, soprattutto nel
nel movimento palestinese era completamente assente. E poi avviene la sconfitta del movimento palestinese nel 1982 e l'espulsione del movimento palestinese dal Libano. Un movimento poi a Beirut ospitava tutte le avanguardie progressiste, democratiche nel mondo arabo, dai progressisti iracheni ai progressisti libici ai progressisti siriani, e quindi era anche un luogo non soltanto di scontro contro Israele, ma era anche un grande luogo di elaborazione politica, teorica, di riflessione molto interessante. La perdita di Beirut non è stata soltanto una sconfitta militare per i palestinesi, ma una grande sconfitta politica di tutto il movimento progressista nel mondo arabo, che non trovava più rifugio da nessuna parte. E questo ha aperto tutti gli spazi per il movimento islamico. Ma soprattutto è successo qualcosa di grosso, di incredibile, di impensabile, se non nella fantasia degli scrittori di thriller internazionali. C'è stato l'11 settembre. I 2.992 morti di quell'11 settembre, le torri gemelle che crollano nella polvere, la politica estera che da quel momento l'amministrazione Bush impone agli Stati Uniti, la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq, complicano le cose. La crisi dell'11 settembre determina una polarizzazione estrema delle due spinte che condizionano la politica estera italiana. Da un lato gli impegni atlantici ci legano a degli Stati Uniti che, dopo l'11 settembre, chiedono allineamenti senza se e senza ma, senza margini di autonomia nella lotta contro il terrorismo. Dall'altro, però, questo espone ulteriormente il nostro paese al rischio di attentati e, anche per effetto di un contesto internazionale segnato dall'irruzione della Cina sui mercati petroliferi internazionali, questo significa un aumento della dipendenza del nostro paese dai mercati petroliferi. Per cui da un lato si mantengono i rapporti con il mondo arabo, quel che consente ad esempio di ottenere maggiori successi rispetto ad altri paesi nella liberazione degli ostaggi, però nello stesso tempo una politica di allineamento alle esigenze americane che si esprime, per esempio, nella pratica delle extraordinary rendition. C'erano italiani quel 17 febbraio del 2003 in via Guerzoni, a Milano. I magistrati lo chiedono al SISMI. Il COPACO, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, lo chiede al suo direttore, il generale Niccolò Pollari, e lui dice di no. La cattura di Abu Omar era sconosciuta a me e non soltanto a me. Tenderei ad escludere che uomini del SISMI si siano mai sognati di sequestrare una persona. Lo conferma anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il governo e il SISMI sono del tutto e sotto ogni profilo estranei a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro in danno di Abu Omar. Il ministro Giovanardi ha detto che il governo non sapeva nulla della vicenda. In effetti, questa è la citazione. Eppure, almeno un italiano, quel giorno in via Guerzoni, c'era. È Ludwig, l'uomo biondo che arriva e se ne va col motorino e che chiede i documenti ad Abu Omar prima che lo carichino sul furgone. I magistrati rintracciano anche lui attraverso le indagini sui tabulati del telefonino. Si chiama Luciano Pironi ed è un maresciallo dei carabinieri in forza a Ross di Milano. Il 14 aprile del 2006 il maresciallo Pironi racconta tutto ai magistrati: la dinamica del sequestro, i suoi rapporti prima e dopo con Bob, Robert e Lady Seldon e il fatto che credesse che quella fosse un'operazione congiunta della CIA con il SISMI, nel quale voleva entrare. Il 20 aprile, a parlare con i magistrati, è l'ex capo centro del SISMI a Milano, Stefano D'Ambrosio. Sì, dice, Bob gli aveva raccontato della loro intenzione di sequestrare Abu Omar, come d'accordi presi con il servizio segreto italiano.
Allora lui lo racconta ad un capo dipartimento del SISMI, Marco Mancini, perché ne parli al direttore della divisione, il generale Gustavo Pignero. Il generale Pignero viene ascoltato dai magistrati il 28 aprile. Dice di non sapere nulla del sequestro, anzi, dice che il SISMI ha sempre avvalorato l'ipotesi che l'imam se ne fosse andato da solo da Milano, volontariamente. Il 15 maggio viene interrogato Giuseppe Gerli, capocentro del SISMI di Milano, succeduto ad Ambrosio, che nel frattempo è stato trasferito. Mentre viene interrogato dai magistrati, Gerli chiede di poter uscire un momento a fare una telefonata. Chiama Marco Mancini e gli chiede cosa deve dire e Mancini glielo dice. La conversazione però è intercettata dalla magistratura e registrata. Intanto l'inchiesta dei pubblici ministeri Spataro e Pomarici ha raggiunto l'opinione pubblica in Italia e anche nel resto d'Europa, tanto che il Parlamento europeo apre una commissione d'inchiesta. L'interrogazione parlamentare creò una discussione in un Parlamento che è sempre molto attento, il Parlamento europeo, al tema dei diritti umani e alla ricerca di un punto di equilibrio importante e prezioso tra il tema della sicurezza e quello delle libertà individuali. La commissione d'inchiesta, presieduta dal parlamentare europeo svizzero Dick Marty, tiene 70 sedute, con 8 missioni all'estero e 200 audizioni, a cui si affiancano le inchieste delle magistrature nazionali, come quella italiana, quella tedesca, con 13 agenti della CIA incriminati, e presto anche quella spagnola. Le renditions che noi abbiamo ricostruito con la commissione d'inchiesta sono più o meno una ventina, ma sono i casi dei più fortunati, cioè di coloro che avevano un passaporto o un certificato di residenza occidentale in tasca, cittadini o residenti italiani, tedeschi, britannici, austriaci, ed era inevitabile che il loro sequestro, la loro scomparsa diventasse poi un tema da discutere anche con l'opinione pubblica nazionale. Noi abbiamo la certezza che ci siano state altre decine di rendition di cittadini senza alcuna garanzia, pakistani, yemeniti, egiziani, dei cui probabilmente noi non sapremo mai nemmeno il nome né il destino. In questo senso Guantanamo è la punta dell'iceberg. Sotto Guantanamo esisteva una serie di centri di detenzione che servivano per stoccare verso carceri in altri paesi questi detenuti, ma sono volti senza nome che quasi certamente resteranno inghiottiti nel buco nero della loro storia. La prima rendition documentata avviene in Svezia nel dicembre del 2001 con la collaborazione della polizia svedese e del governo socialdemocratico. In tutto la commissione d'inchiesta ricostruisce 1245 voli civili che hanno a che fare con le rendition e individua alcuni centri di detenzione, soprattutto in Romania e in Polonia. Non avvengono soltanto in Europa, ne avvengono tante anche nel resto del mondo, in Canada, in Pakistan, ma anche in Africa e in Australia. Tra i casi esaminati dalla commissione c'è quello di Khaled El-Mashri, un cittadino tedesco di origine giordana, che viene rapito in Macedonia e spedito in un centro di detenzione in Afghanistan, dove rimane per più di un anno, finché non viene liberato per intervento del governo tedesco. Oppure c'è il caso di Maher Arrar, un ingegnere canadese di origine siriana, che viene rapito a New York e spedito in un centro di detenzione in Siria, dove viene torturato per più di un anno finché non viene rilasciato. Un'incomprensione e un equivoco, dichiarano le autorità americane. E poi c'è il caso di Abu Omar. Per noi Abu Omar è un cittadino egiziano che è stato sottoposto a un sequestro di persona e che è stato detenuto senza alcuna garanzia giudiziaria, senza alcuna delle garanzie previste dai trattati internazionali a favore degli imputati, qualunque sia il reato del quale vengano accusati. Non ci poniamo il problema di quali siano le colpe di Abu Omar, nel senso che riteniamo che il destino naturale di Abu Omar imputato fosse quello preteso dalla Procura della Repubblica di Milano, cioè poterlo giudicare e processare con
le garanzie che sono previste dai nostri codici. È una pratica diffusa quella delle rendition, praticata dai servizi segreti americani e proprio con questo nome fino dal 1996. Dopo l'11 settembre, naturalmente, si intensifica. Però di esempi di questo genere ce n'erano stati altri e di molto tempo prima. Rendition ci sono state durante il terrorismo. Io ho fatto rapire un terrorista rosso dalla Francia, appena diventato ministro dell'interno, d'accordo con la polizia francese. Io mi sono fatto consegnare senza estradizione terroristi neri dal governo spagnolo della transizione. Il mio collega mi disse: non facciamo pasticci, io te li mando all'aeroporto, mandi un aereo militare, li metti sopra e non se ne parla più. E quanti terroristi neri e rossi abbiamo acquistato in Sud America corrompendo le polizie locali? La differenza netta è che noi abbiamo fatto queste cose, ma ne abbiamo fatto anche di più. Io ho fatto anche delle cose sempre coperte. Per esempio, quando noi non eravamo in grado di fermare una persona, questa persona passeggiava per Via Nazionale e sbatteva contro un ragazzo e una ragazza, le quali gli mettevano in tasca una bustina di cocca non tale uso personale. 10 minuti troppo trovavo una pattuglia della finanza antidroga che li fermava con grande meraviglia, gli trovava la droga, li portavano in questura e li disinterrogava per la droga e per altro. Ecco, questo è illegittimo. Le mie più grandi invenzioni sono questa e l'altra. Avevamo messo su 3 squadre di guardia di finanza addestrate dall'antiterrorismo, che andavano a fare pseudo visite fiscali e rubavano i documenti che potevano interessare all'antiterrorismo e li fotografavano. La differenza è questa, che io ho usato metodi illegali per dar valore ad atti legali. Cioè io, gente che non fosse colpita da ordini di cattura o d'altro, quando ero ministro dell'interno non ne ho mai fatto rapire. Insomma. Gli americani, preventivo. In tutti i casi di rendition, i servizi segreti americani hanno sempre chiesto la collaborazione del paese in cui si sarebbe svolto il sequestro. Come dice Michael Schauer, un agente della CIA esperto di rendition, si chiede sempre la collaborazione di un paese alleato. Noi americani facciamo spesso cose stupide, dice Schauer, ma mai così stupide. Nel maggio del 2006 la linea del SISMI cambia. Non è vero che non sapevamo niente dei progetti della CIA su Abu Omar. La CIA ci aveva informato e ci aveva anche chiesto aiuto, ma noi gli avevamo detto di no. Non è in linea con il nostro metodo di lavoro, dice il generale Pignero ai magistrati di Milano. Poi però telefona subito a Mancini per commentare l'interrogatorio. I magistrati ascoltano la conversazione e si convincono del ruolo attivo avuto dal SISMI in questa vicenda. A questo punto c'è un collaboratore del generale Pollari che si chiama Pio Pompa e che ha un ufficio in via Nazionale 230 a Roma, un attico di 11 stanze pieno di faldoni e dossier. È importante quell'archivio. Pio Pompa e il suo superiore, il generale Pollari, verranno accusati in seguito di aver fatto spiare centinaia di magistrati, giornalisti e politici e di aver raccolto dossier. E questa non è un'altra storia, ma adesso qui è troppo presto per raccontarla. Il generale Pollari chiede a Marco Mancini di lasciare l'incarico e di mettersi in malattia. Marco Mancini si arrabbia molto con il suo direttore. In una intercettazione parla di codardia e dice che per il reato di codardia c'è la fucilazione alla schiena. Poi fa una cosa da spie, ma questa, lo abbiamo visto, è una storia di spie. Incontra il suo superiore, il generale Pignero, a Roma, in via Tomacelli, una strada del centro. Mancini addossa un registratore e fa parlare il generale. Pignero parla. Dice che l'ordine dell'operazione era venuto direttamente dal direttore del SISME, Nicolò Pollari, che aveva una lista di una decina di persone da sequestrare assieme alla CIA, ricevuta da Jeff Castelli, capocentro della CIA in Italia.
primi di luglio il generale Pignero viene chiamato di nuovo dai magistrati per un altro interrogatorio. Il generale nega, ma poi gli fanno ascoltare la registrazione di Mancini ed è costretto ad ammettere. Il 7 luglio il generale Pignero e Marco Mancini vengono arrestati. Fermiamoci per un momento con la nostra guerra di spie e torniamo indietro di qualche anno. Che cosa è successo in Italia dopo quell'11 settembre del 2001 per quanto riguarda un certo tipo di terrorismo? Per fortuna, praticamente niente. All'Italia sono state risparmiate stragi come quelle avvenute alla stazione di Madrid l'11 marzo del 2004, più di 200 morti e più di 1000 feriti. O alla metropolitana di Londra, il 7 luglio del 2005, 55 morti e 700 feriti. Soltanto una serie lunghissima di allarmi, possibili attacchi alle Olimpiadi di Torino, possibili bombe alla stazione di Milano, possibili attentati agli acquedotti, rivelatosi poi, per fortuna, tutti infondati. A me sembra che si riproponga una certa divaricazione tra le iniziative e l'attività dei servizi italiani, in particolare del SISMI. I servizi italiani parlano con numerosi interlocutori, stabiliscono numerosi rapporti, anche in direzione del mondo islamico, dei paesi del mondo islamico, di gruppi con i quali è opportuno e necessario stabilire contatti e rapporti. E dall'altra parte invece noi abbiamo una politica del governo che è nettamente, senza altre aperture di dialogo, orientata verso il rapporto a due tra governo italiano ed amministrazione statunitense, l'amministrazione Bush. Non abbiamo avuto la stessa fortuna con il sequestro di italiani dopo le guerre in Iraq e in Afghanistan. Operatori di ditte specializzati nella sicurezza, giornalisti, volontari delle organizzazioni non governative. Sequestri che vanno a finire male, come quello di Fabrizio Quattrocchi, rapito assieme ad altri tre dipendenti di una ditta di sicurezza privata ed ucciso nell'aprile del 2004. O quello di Salvatore Santoro, che lavorava per una ONG inglese. O Enzo Baldoni, giornalista freelance accreditato con il settimanale Diario, che scompare nell'agosto del 2004 e il cui corpo non è ancora stato trovato. Oppure sequestri che finiscono bene, come quelli di Simona Pari e Simona Torretta, operatrici della ONG Un Ponte Per. Oppure quelli dei giornalisti Daniele Mastrogiacomo e Gabriele Torsello. Con il sequestro della giornalista del quotidiano Il Manifesto, Giuliana Sgrena, invece, succede qualcosa di strano e di molto grave. La sera del 4 marzo del 2005, una Toyota Corolla sta percorrendo le strade di Baghdad. Alla guida c'è un ufficiale del SISMI, Andrea Carpani, che si orienta con la Saddam Tower, lascia la periferia di Baghdad e punta dritto verso l'aeroporto. Seduto dietro, attaccato al cellulare per coordinare l'operazione, c'è un altro ufficiale del SISMI, Nicola Caliperi, che ha condotto in porto la liberazione di Giuliana Sgrena, rapita nel febbraio del 2005 e che adesso siede lì con lui. Su come si sia arrivati a salvare la vita a Giuliana Sgrena è in corso un'inchiesta della magistratura e adesso non ci interessa. Ci interessa quello che è accaduto quella sera sulla Route Irish, la strada che va all'aeroporto, che la Toyota percorre a bassa velocità, dice Andrea Carpani, perché è buio e perché è piovuto, 40-50 km all'ora. All'improvviso si accende la luce di un posto di blocco mobile, il checkpoint 541, più avanti. Dal posto di blocco parte una raffica di mitra che colpisce la Toyota, ferisce gravemente Giuliana Sgrena e uccide sul colpo Nicola Caliperi. A
A sparare è stato un giovane militare americano, Mario Lozano, perché l'auto si avvicinava a grande velocità, perché non ha rispettato i segnali di stop, perché credevano che fosse un'autobomba e hanno avuto paura. Questa è la versione americana. Un incidente, una vittima del fuoco amico. No, dice la magistratura italiana. Nicola Calipari è stato ucciso apposta. Gli americani hanno aperto subito il fuoco perché gli agenti del SISMI non portassero a termine la loro missione. Un omicidio volontario, sulle cui indagini è stato operato da parte americana un vero e proprio depistaggio. Non una vittima del fuoco amico, ma qualcosa di diverso. Un delitto che la magistratura italiana definisce oggettivamente politico. Torniamo alla nostra storia di spie. Secondo i sostituti procuratori Armando Spataro e Ferdinando Pomarici, c'erano gli italiani in via Guerzoni a Milano, quel 17 febbraio, quando l'imam era stato sequestrato. Avevano raccolto informazioni per la CIA nei giorni precedenti e c'erano anche al momento del sequestro. Oltre ai 26 agenti americani, la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per 7 agenti del SISMI, tra cui Marco Mancini e il generale Nicolò Pollari. Seduto lì Pollari, mi ha chiesto un consiglio perché lo conosco da quando ero capitano e tu ho detto, per non andare in galera di tutto, l'organigramma del SISMI, i rapporti con gli americani, chi del governo era a favore, tutto. È un processo difficile, sul quale grava un conflitto di attribuzioni presso la Consulta di Stato sull'ipotesi che la Procura di Milano con le sue indagini abbia violato segreti di Stato. Grava il segreto di Stato che copre i rapporti internazionali tra gli Stati e grava anche un esposto dell'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga presso la Procura di Brescia contro la Procura di Milano per violazione del segreto di Stato. Intanto, dall'11 febbraio del 2007, Abu Omar è tornato libero per la seconda volta, ma sta sempre in Egitto. E ora voglio ribadire alla magistratura italiana, io sono pronto, se non mi è concesso di andare in Italia, ad accogliervi a casa mia ad Alessandria e a farmi carico delle spese. Così potremo discutere, potrete farmi domande su tutto e non vi nasconderò niente. Qui finisce la nostra storia di spie, che sarebbe appassionante come un romanzo se non fosse una storia vera, con veri attentati, vere bombe e soprattutto molti morti. Come tutte le storie di spie, è ambigua e contraddittoria e ha come protagonisti leali servitori dello Stato che muoiono cercando di salvare le vite degli altri e anche ambigui personaggi che tramano nell'ombra. Ma soprattutto, come tutte le storie di spie, è una storia di frontiera. La frontiera che passa tra l'etica, la morale e la giustizia e la politica internazionale e la ragione di Stato. Thank you.